Buongiorno amici e benvenuti a questo mio nuovo video. Finalmente si ritorna a girare il territorio piemontese alla scoperta delle località di pregio. Oggi andremo a visitare un maniero nel Cunese. Andremo a Lagnasco, per l'esattezza a visitare i castelli appartenuti alla famiglia dei marchesi Tapparelli d'Azeglio. Se siete curiosi di vedere questa bellissima struttura, vi aspetto dopo la sigla, ma prima vorrei invitarvi ad iscrivervi al mio canale. A voi non costa assolutamente nulla, ma grazie alla vostra iscrizione mi aiutate a far crescere questo progetto. Come fare è semplicissimo, basta cliccare sulla parola iscriviti che trovate qua sotto. Pronti allora per conoscere questa meraviglia piemontese? E allora sigla! Siamo arrivati a Lagnasco, siamo in provincia di Cuneo, siamo ai piedi del Monviso e alle spalle si ergono i castelli appartenuti alla famiglia dei marchesi Tapparelli d'Azeglio. I castelli dei marchesi Tapparelli d'Azeglio di Lagnasco si presentano come un complesso castellato che ingloba tre diversi edifici, nato sul finire dell'XI secolo e sviluppatisi fino al XVIII, con i nomi di Castello di Levante, di Mezzo e di Ponente, ordine che indica la loro ubicazione. La costruzione ebbe inizio intorno al 1100 per opera dei marchesi di Busca, i quali costruirono un forte difensivo corrispondente all'attuale manica centrale. Nella prima metà del XIV secolo, in un'epoca caratterizzata da continue lotte territoriali e che vide come protagonisti anche gli Angiò, il primo nucleo dei castelli venne ampliato e riorganizzato da Manfredo IV di Saluzzo. Dimora ufficiale della Signoria dei Tapparelli, a partire dalla seconda metà del 1300, i castelli videro nel XVI secolo il periodo di maggior rinnovamento architettonico ed artistico, grazie al volere di Benedetto I Tapparelli, figura eclettica e raffinata, giudice in Saluzzo durante il dominio francese di re Francesco I. Intorno al 1470, durante la guerra tra la Francia e il Marchesato di Saluzzo, il castello di Levante ospitò la corte di Yolanda di Francia e Amedeo IX di Savoia. Nel tentativo di salvare le terre sabaude in Piemonte dalla dominazione francese. Nel 1560 il castello ospitò la corte di Emanuele Filiberto di Savoia e Margherita di Valois in viaggio da Savona a Vercelli attraverso il Ducato Sabaudo appena riconquistato in seguito al trattato da Cateau-Chambrésis.
A ricordo di questi avvenimenti rimangono il Salone degli Scudi, arricchito da una cospicua raccolta araldica e la loggetta delle magiche grottesche, frutto della fantasia di Pietrodolce, artefice di creature immaginarie, mostruose, fauna di quel mondo figurativo e delirante della tipica pittura nordica del bosco. Ai piani superiori, la filosofia di vita del Cinquecento è visibile nella raffigurazione del classico mito degli dei. Sul finire del XIX secolo, Emanuele d'Azeglio Tapparelli, ultimo discendente della signoria, riportò sotto il suo controllo l'intero complesso, negli anni condiviso con altre famiglie nobili. Alla sua morte, avvenuta nel 1890, i castelli e le terre vennero messi a disposizione della comunità, rispettando così il volere di un uomo nobile di spirito, oltre che di rango. Nel 1998 ebbero inizio i lavori di riqualificazione del complesso, che durarono fino al 2008, riportando così alla luce un inaspettato scrigno di meraviglie e splendida testimonianza di evoluzione artistica ed architettonica plurisecolare. Le sale celano grottesche e affreschi raffinati di importanti artisti quali Pietro e Giovanni Angelo Dolce, Cesare Arbasia e Giacomo Rossignolo e, secondo gli storici, rappresenta una delle principali espressioni del Rinascimento piemontese. Solo una piccola parte dell'immobile è stato artisticamente recuperato e le superfici ancora da riscoprire sono almeno il 70% dei circa 5.000 metri quadrati affrescati dalle cantine al piano nobile. Dal 2010 è di proprietà comunale. I castelli Tapparelli d'Azeglio di Lagnasco si presentano in una cornice sfaccettata di architetture che spaziano dal Medioevo al Rinascimento e non mancano elementi settecenteschi. Presentano negli interni due cicli di affreschi cinquecenteschi di notevole interesse. Quello a Levante riprende attraverso le grottesche le inquietudini medievali, mentre quello a Ponente che vedete alle mie spalle si rivolge alla mitologia classica. I castelli di Lagnasco rappresentano una splendida testimonianza di evoluzione artistica ed architettonica plurisecolare, definiti da più voci autorevoli il più importante monumento rinascimentale dell'Italia nord-occidentale. Ma adesso non ci resta che entrare all'interno di queste meraviglie. Quando si entra nel castello di Ponente, si scende una piccola rampa a gradoni dove si possono notare delle lunette con scene di Bacco e lavori di pigiatura. Si arriva così alle cantine, ricche di decorazioni di argomento mitologico. Sono le cantine di Bacco. Nella rampa del seminterrato, al centro della volta a botte, sono raffigurate i pampini d'uva, la figura di Giove che incenerisce Semele, Bacco sul carro trainato da leoni e nuovamente Bacco sopra una nave decorata di pampini d'uva. Nella suddivisione della volta a crociera sono raffigurate l'aritmetica, la geometria, la musica, l'arte bellica, l'astronomia, la grammatica, l'aruspicino, ovvero l'arte divinatoria che consisteva nell'esame delle viscere, soprattutto fegato e intestino di animali sacrificati per trarne segni divine e norme di condotta e per finire l'agricoltura. Questa stanza iconografica era sfruttata dai nobili della casata come atmosfera di degustazione, ma anche come contesto letterario in cui decantare, insieme ai pregiati vini, alcune letture erudite e bibliche. In questo periodo, qui ai castelli di Lagnasco, nei locali della cantina di Bacco, ci sono esposte delle opere
artistiche di Francesco Segreti, un artista cuneese. L'opera si intitola Metamorfosi, Flower Power, mettete dei fiori nei vostri cannoni. Li potete trovare qui a Lagnasco fino al 27 ottobre del 2024. Salendo le scale del castello di Ponente possiamo trovare un affresco di una donna enigmatica, misteriosa, la donna velata, ricoperta da un velo mosso dal vento. Cosa nasconde? Questo ovviamente non possiamo saperlo, ma nella simbologia sappiamo che il velo sta a significare nascondere la verità. Tutto possiamo coprire, ma tutto possiamo scoprire, se lo vogliamo ovviamente. Sul lato opposto troviamo quello bellissimo di calda umanità che è il ritratto di Benedetto Tapparelli, un uomo molto misterioso, enigmatico, al punto da farsi raffigurare con un libro semichiuso e lo sguardo rivolto a destra. Il libro simboleggia la cultura, il sapere, il potere. Infatti, chi sapeva leggere era solitamente una persona ricca, di un certo potere. Il popolo non sapeva e non doveva leggere, doveva rimanere ignorante. Ma il libro è anche il simbolo della magia e Benedetto Tapparelli non sdegnava le letture alchemiche. Cosa che suscita interesse è la posizione dei due affreschi, ovvero sopra le porte che simboleggiano l'ingresso ad un'altra realtà, ad un altro luogo, ad un luogo della conoscenza. Affreschi posti come a custodire l'entrata, come se volessero controllare chi entra. Entrambi gli affreschi, il volto coperto da una parte ed il libro semiaperto dall'altro, mi fa capire che soltanto attraversando le due porte si potrà scoprire la verità e venire a conoscenza del sapere. Superata la porta custodita da Benedetto Tapparelli, entriamo in un'affascinante sala, quella delle dame, la quale deve il suo nominativo al fregio superiore, protagonista del soffitto, nel quale sono ritratti circa 11 busti femminili con volti chiaramente ideali e leggendari, architi e accompagnati da putti e trofei circostanti. Le decorazioni della Sala delle Dame appartengono espressamente alla corrente culturale umanistica e furono così commissionate per esaltare il valore storico nobiliare della casata proprietaria. Siamo sempre all'interno del castello di Ponente e siamo in una sala particolare, ovvero la Sala della Giustizia, che possiamo considerare il fiore all'occhiello di tutto l'insieme artistico della residenza, il cuore artistico di tutto il castello di Lagnasco, dove rinomati ed importanti artisti hanno lasciato la loro traccia, come Cesare Arbasia e Giacomo Rossignole, un gioiello di architettura che attira da tempo l'attenzione degli studiosi, dando loro un'idea del fasto esistente nelle dimore signorili alla fine del Cinquecento. Stupendo il soffitto a cassettoni in legno con delle rosette dorate in cartapesta e degli stucchi. In questa meravigliosa sala possiamo trovare 5 grandi affreschi incorniciati da uno stucco e disposti in maniera perfetta e strategica sulle 4 pareti. Gli affreschi, di chiara tradizione classica, rappresentano episodi di virtù e giustizia, mostrando simboli del giudizio terreno attraverso processi storici e fantasiosi, episodi che danno appunto il nome alla sala. La prima scena è ispirata al tema della giustizia. Il personaggio, infatti, è frustato dai ragazzi, è il simbolo della giusta punizione per i traditori. Il secondo affresco rappresenta un vecchio in ginocchio che si rivolge ad un guerriero indicandogli un barile pieno di monete. In alto, quasi a rimproverare la vita del guerriero, l'iscrizione che recita: «Chi è virtuoso non ha smodato desiderio di ricchezza». In un altro affresco viene rappresentato l'episodio della magnanimità di Scipione,
Questi, dopo aver conquistato Cartagine e presi molti ostaggi, libera una giovane fanciulla in età da marito, dimostrando così grande clemenza e bontà d'animo. La quarta scena si rifà alla vicenda della moglie di Asdrubale, la quale salva la vita ai due figli gettandosi nelle fiamme che stanno distruggendo la patria. L'ultima scena è di chiaro ammonimento, si tratta probabilmente della severità di Cambise, narrato da Valerio Massimo. È rappresentato un trono con appeso allo schienale la pelle di uno scorticato. Un personaggio coronato, probabilmente Cambise, indica al figlio la punizione inflitta al traditore. Il proprietario usava questa sala come tribunale personale. Ovviamente non possono mancare degli elementi a grottesca, oltre a dei raffinati cammei e paesaggi di rovina. Ma sapevate che in questa sala ci si può sposare? Ebbene sì. Per chi vuole può affittare la sala per la cerimonia. Basta chiedere informazioni direttamente sul sito del castello di Lagnasco. Entrando attualmente nella cucina, siamo sempre nel castello di Ponente, non può che saltare a prima vista il grande camino con il suo forno. La grandezza del camino permetteva di avere sempre l'aria all'interno pulita ed evitava che le fiamme si propagassero fuori dal camino stesso. I soffitti della cucina si possono ancora vedere tracce di decori girali, ovvero con motivi vegetali previsti all'epoca anche in tale ambiente di lavoro e di servitù. Siamo all'interno del castello di Levante, e dove si trova una delle sale più affascinanti, ovvero la loggetta delle grottesche, che è vicina alla sala degli scudi. Quella delle grottesche è una affascinante nicchia cinquecentesca, particolarmente unica grazie agli affreschi decorativi di Pietro Dolce, di ispirazione appunto grottesca. Le pareti e il soffitto sono interamente ricoperti di figure strane, simboli alchemici ed esoterici si fondono con la fantasia, il sogno e l'immaginario dell'inconscio umano, personaggi immaginari, metà umani e metà bestie. Tra lunghi rami intrecciati si trovano buffe creature, mentre su un albero privo di foglie, le cui radici prendono vita da un satiro dormiente, sono raffigurati piccoli spiritelli. Ogni affresco è un vero mistero, che ne racchiude un altro dentro di sé. Nella mitologia, le radici dell'albero stanno a rappresentare la dimora degli spiriti. In esoterismo le radici dell'albero simboleggiano il libero pensiero che si nutre dall'eterno albero della sapienza, sia attraverso i rami che il tronco. L'esoterismo è una vera e propria scienza che è sempre alla ricerca della verità interiore, osservando la forma fisica per trovare la parte emotiva e mentale. E spesso quello che noi vediamo non è reale, ma il risultato di qualcosa di illusorio, e viceversa, nella fantasia c'è sempre qualcosa di reale che spesso neghiamo a noi stessi della sua esistenza. Quando guarderete questi affreschi potrete sicuramente notare tantissimi volti umani e di animali che si fondono assieme con un gioco di immagini particolari. Molto particolari sono le colonne che separano la loggetta dalla sala degli scudi, interamente decorate con figure immaginarie e misteriose. Una di queste rappresenta l'evoluzione delle cose ed il principio maschile, mentre due, quello femminile, con l'involuzione passiva e la negatività. Le due colonne poste all'entrata dei templi stanno ad indicare l'evoluzione e l'involuzione della vita e della morte, del bene e del male, della conoscenza e dell'ignoranza. Collegano l'uomo alle divinità, il mondo terreno al cielo, il macrocosmo al microcosmo. Questa sala è contraddistinta da una straordinaria ariosità, data credo non solo dalle grandi finestre, ma anche dai dipinti sulle mura.
Si possono ammirare sulla destra un mondo immaginario scandito da rovine classiche, a sinistra un'istantanea del territorio di Saluzzo del XVI secolo, con il Monviso sullo sfondo. Sempre nel castello di Levante troviamo uno stupendo salone detto degli Scudi, nomina conferitagli doverosamente, viste i numerosi fregi araldici, che sono ben 167, che primeggiano sulle mura con una impressionante successione di scudi nobiliari. Ammirando questa sala, la prima cosa che salta all'occhio è il grande camino. Inoltre si può capire chiaramente quale la mondanità si susseguiva tra queste mura, oltre all'umiltà della casata Tapparelli, che decise di dipingere i muri del castello con stemmi nobiliari aggiuntivi, ma estranei al proprio. Questa è la più completa ed importante raccolta di blasoni antichi sopravvissuti in provincia di Cuneo ed è certamente una delle più prestigiose in Italia. Fra questi spiccano gli stemmi della famiglia Savoia, Acaia, Saluzzo, Monferrato e Visconti. I rimanenti scudetti appartengono a quasi tutto il patriziato subalpino e savoiardo dell'epoca. Di notevole importanza è lo stemma raffigurante un leone d'argento avvolto da una banda dorata su sfondo azzurro, appartenente al Papa Paolo II Balbo. Gli affreschi che si possono ammirare in questa sala appartengono ad un immaginario del tardo Medioevo, ricche di tradizioni ed aneddoti, come alcune scene ironiche ed erotiche, oppure rappresentazioni di bestiame e proverbi. Anche qui la visita al castello di Lagnasco si è conclusa. Devo dire, è stata una visita bellissima, mi ha sorpreso tantissimo vedere queste opere d'arte, questi affreschi, queste sale, questi locali che meritano veramente una visita. E io vi consiglio vivamente di venire qui a visitare questo castello, o meglio questi tre castelli, perché come abbiamo detto prima sono tre castelli in uno, il Ponente, il Levante e quello centrale, il Medio. Per raggiungerlo è molto semplice, basta arrivare in provincia di Cuneo, prendere le indicazioni per Saluzzo e poi troverete le indicazioni per Lagnasco e all'interno del paese troverete le indicazioni di color marrone dove c'è scritto Castello di Lagnasco, quindi è molto molto semplice. Qui troverete un ampio parcheggio dove potete parcheggiare anche le moto. Per quanto riguarda le visite guidate è possibile sì, ma è sempre consigliato fare una chiamata, fare una prenotazione anche via email. Il biglietto, c'è la biglietteria all'interno del castello, fate il biglietto e poi potete visitarlo. Credetemi, ne vale la pena. Bene ragazzi, io concludo questo video e se il video vi è piaciuto mettete un like, che è il pollicione verso l'alto, e se vi è piaciuto ancora una volta condividete questo video con i vostri amici sui social dei vostri amici e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Bene, come disse il buon Nico Cereghini, casco in testa ben allacciato, luce accese anche di giorno e prudenza sempre. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo castello.